presentazione mi fa fare una riflessione che mi viene da un episodio che mi raccontarono quando facevo, quando ero ancora nella FIOM e facevo il sindacalista attivo. Perché con molti di voi ci conosciamo, ci incontriamo, facciamo con varie vesti, ci troviamo nei movimenti, nelle lotte sociali, ci troviamo quando facciamo la battaglia in CGIL, ci troviamo nella costruzione di Rossa e mi viene in mente che quello che diceva quando andai una volta in Valdossola, c'era una vecchia acciaieria storica vicino lì a Domodossola che poi hanno chiuso. Non mi ricordo il cognome del compagno che negli anni 50 guidava questa fabbrica, il quale aveva appunto teorizzato il cambio di cappello e diceva io adesso sto nelle riunioni, diceva, adesso parlo come membro della commissione interna, sto parlando, quello che vi sto dicendo c'è il cappello della commissione interna, adesso me lo tolgo, diceva, e si metteva il cappello della, dice, questo è il cappello della CGIL, quindi adesso vi dico anche queste cose come CGIL, poi dice adesso mi tolgo questo cappello, mi metto quello del Partito Comunista e la discussione è conclusa. Ecco, noi siamo la verità, molti di noi oggi stanno interpretando doppi, tripli, io triple funzioni, ed è la difficoltà che abbiamo, che forse quando ripartiremo e quando saremo in grado di ripartire potremo anche scegliere, diciamo così, qual è il ruolo che più ci piace, se occuparci del sociale, se occuparci del conflitto di classe, del territorio, dell'ambiente, oppure della politica. La verità è che la stretta che noi stiamo vivendo è una stretta che ci impone un terreno unico, quello della ricostruzione di un campo e di una posizione che in Italia sono devastati. Sono totalmente devastati. E io credo che da questo punto di vista dovremmo partire da questo dato. Siamo il paese messo peggio d'Europa dal punto di vista delle lotte, del conflitto e delle forze sociali. E siccome siamo il paese che era una volta il caso italiano, per un lungo periodo, negli anni 70, fino alla metà degli anni 70, Giovanni lo sa meglio di me, si diceva il caso italiano girando per il mondo, per dire il caso italiano del paese occidentale più a sinistra del mondo, noi oggi rischiamo di diventare il caso italiano alla rovescio, come una specie di vendetta alla storia, cioè il paese italiano più il paese europeo con il paese occidentale con minore capacità di conflitto, minore capacità di trasformazione sociale. Credo che questo richieda una riflessione a tutti noi. È un'interrogazione che dice che se siamo arrivati a questo punto è che non è che possiamo continuare a fare esattamente le cose che abbiamo fatto fino adesso, perché con le cose che abbiamo fatto fino adesso siamo arrivati a questo punto. Io venendo in qua, faccio un'altra riflessione, in questo periodo uso molto, scusate forse, però io credo che gli esempi contano molto, più che la dottrina, in questo non voglio discutere, non voglio prendere a prestito il Papa, ma gli esempi contano molto. Venendo qua in treno da Firenze, mi è capitato, penso che sia sempre utile viaggiare in treno, soprattutto sui treni pendolari, come facciamo quasi tutti noi, mi è capitato di sentire una discussione. Davanti a me avevo due dipendenti della regione, due educatrici della regione toscana, e a un certo punto una delle due, che ho capito essere una maestra di scuola materna, cioè no, di asilo nido, non di scuola materna, però di asilo nido comunale, ha detto che la giunta regionale della Toscana ha deciso che nel terzo anno, cioè per i bambini di 3 anni dell'asilo nido, il rapporto personale, numero di bambini, passa da 9 a 12. Non so se potete immaginare che cosa vuol dire un insegnante con 12 bambini di 3 anni. Questa è la Toscana. Allora io voglio dirla così, compagni, perché poi ci giriamo. Per me la giunta regionale toscana
che decide una cosa così è un avversario, è dall'altra parte, e noi dobbiamo organizzare la gente per rovesciare le giunte come quella toscana, di sinistra fino a Rifondazione Comunista, per essere ancora più chiari, che sostengono questa politica. Il problema è tutto qui, nella sua semplicità e nella sua drammaticità. Questa è la questione di fondo. Prima il compagno Edo ha usato un linguaggio, ci ha colpito credo tutti, no? Ci ha colpito tutti sul fatto che, oltre che narrare le sue sofferenze e la sua lotta, ha usato i termini di riferimento, centro-sinistra, il centro-sinistra dovrebbe. No, credo che ci ha colpito perché nell'immaginario è ancora così. Allora, o noi costruiamo e ricostruiamo un pensiero collettivo che dice non qualche volta, ma che il centrodestra e il Partito Democratico sono i nostri avversari per una lunga fase politica. E noi costruiamo questo, non gli interlocutori non comprendere, i nostri avversari sul piano delle politiche economiche, i nostri avversari sul piano delle politiche sociali, i nostri avversari sul piano della cultura. Vi dico un'altra riflessione che sto facendo, che capisco che può sembrare anche un po' irritante. Siccome abito a Brescia, quando non sono in giro, abito a Brescia, e comunque, anche se le mie radici sono emiliane, diciamo, per un lungo periodo ho vissuto e vivo a Brescia e conosco quindi il mondo bresciano. Devo dire che a Brescia è facile incontrare, più che in altri posti, un elettore leghista, parlarci, voglio dire, no? Un elettore di centrodestra, un elettore democristiano che è diventato berlusconiano. Quell'elettore lì non è cambiato in questi anni. Non è cambiato. Il suo modo di ragionare. Cioè, cambiano i leader, gli affidamenti, ma, cioè, come si dice, i suoi punti cardinali, i suoi orientamenti, la sua ideologia di fondo è quella di sempre. L'elettore di destra è uguale a se stesso. La devastazione culturale in Italia non è quello che è avvenuto nell'elettore di destra, ma che c'è sempre stato, perché nel nostro paese la Democrazia Cristiana aveva il 40%, quindi c'è sempre stato. La devastazione culturale è dal nostro lato, a sinistra. Qui c'è stata la devastazione culturale, e la devastazione culturale è avvenuta in due campi, non solo in uno: nel campo occupato dal Partito Democratico, campo chiaramente ormai devastato culturalmente, dove dobbiamo capire che la nostra non è solo una battaglia contro i verdi, è una battaglia in mezzo alla gente, poi magari te li incontri, ma è una devastazione. Non è un caso che in Italia c'è l'unico fenomeno di Grillo, cioè non c'è un altro in tutto il mondo, una cosa come Grillo non c'è. E Grillo che cosa ha occupato? Ma davvero pensiamo che Grillo, come sostengo allegramente, devo dire un po' di quei mattacchioni, compagni mattacchioni del PCL, pensiamo davvero che Grillo sia il nuovo fascismo? Ma no, non scherziamo. Grillo ha occupato uno spazio che in tutti gli altri paesi, in gran parte, è occupato dalle forze della sinistra radicale. Ma la devastazione che c'è da noi ha fatto sì che questo spazio non esistesse più. L'anti-berlusconismo ha fatto più danni del berlusconismo. Questa è la verità. Vedo compagni ogni tanto, cioè, festeggiano perché Berlusconi ha preso la botta e deve dare 540 milioni a De Benedetti. Una grande vittoria proletaria. Ma De Benedetti ha chiuso l'Olivetti. Come industriale è stato peggio di Berlusconi. Io sono vaccinato a questo perché recentemente è morto Luigi Lucchini. I compagni di Brescia, vedo qui qualcuno, vedo Sauro,
sanno che Luigi Lucchini negli anni 80 era considerato un imprenditore progressista perché rompeva il quadro. Io ricordo, allora ero segretario della FIOM di Brescia e allora il segretario della federazione del PC di Brescia si chiamava Piero Borghini, che poi è passato a Forza Italia, e Lucchini era considerato un grande elettore di Giorgio Napolitano, che invitava a tutte le riunioni, a tutti i convegni, alcuni dicevano, ma le lingue, che finanziasse anche la sua corrente. Lucchini era un reazionario della più bell'acqua, distruggeva i posti di lavoro, perseguitava la gente, anticipava anche con un certo sadismo quello che poi ha fatto Marchionne, con una dose di sadismo siderurgico in più. Però era considerato uno che rompeva il quadro. Allora però aveva un'autodifesa. Questo è il punto. Allora c'era il PC istituzionale di Brescia che stava con Lucchini, e però c'era una rottura, uno spirito critico di massa che arrivava anche a una parte del gruppo dirigente che diceva Lucchini è un avversario. E questa seconda parte che è mancata. Quindi il problema è duplice, non è solo la devastazione del pensiero liberale che ha occupato il Partito Democratico e che crea queste contraddizioni, per cui, e che gioca anche sull'inganno, perché quando io vedo i comunisti emiliani correre in frotta, perché loro pensano ancora di essere comunisti, attenzione, i comunisti emiliani del PD in frotta alla festa dell'unità ad applaudire Renzi, mi viene in mente che siamo di fronte a un fenomeno di distrazione di massa, a una devastazione culturale enorme. Vanno ad applaudire Renzi perché pensano di essere ancora dentro il PC, c'è un inganno colossale, culturale. Viene in mente l'ottavo nano, se ve lo ricordate. Ve lo ricordate il compagno che dormiva negli anni 70, si svegliava 90, negli anni 90 e diceva il compagno Giuliano Ferrara, il compagno Fabrizio Cicchito della sinistra lombardiana. C'è questo, ma è diventato massa, è diventata cultura di massa e non ci sono gli anticorpi. E gli anticorpi non ci sono non solo nella massa, ma anche in quella parte, noi, che avrebbe dovuto esercitare questo fenomeno critico. L'ultima devastazione è questa. Questo è il problema che abbiamo noi. Quando io per un lungo periodo, poi Sergio lo sa come meglio di me in altri casi, abbiamo vissuto insieme a delegati, lavoratori, operai, che quando parlavano di dirigente sindacale avevano il sano atteggiamento, appena dicevo una cosa, di dire voglio capire dove mi frega. Avevano questo atteggiamento critico di partenza. E questo atteggiamento critico di partenza garantiva la possibilità di avere anche una dialettica, uno scontro, un conflitto, un'alternativa. Il fenomeno Landini, lo voglio dire con chiarezza, compagni, questo è un punto centrale, perché chi vive le vicende sindacali sa di che cosa parlo. Il fenomeno Landini è un aspetto ulteriore non del rilancio, ma della crisi della sinistra. Perché tra l'immagine pubblica, ufficiale, televisiva di Landini e la sua pratica sindacale quotidiana non c'è più nessun rapporto. Ma questo lo sa una ristretta minoranza. Perché la grande maggioranza, compresa di quelli che sono vicini a noi, si fanno solo influenzare dall'aspetto pubblico, dall'aspetto televisivo, e hanno rinunciato allo spirito critico. Allora, io penso che noi non abbiamo un tempo infinito. Non abbiamo, poi sì, certo, ci sono, io dico sempre scherzando, poi ogni tanto qualche compagno si offende, abbiamo un esempio di fronte a noi di che cosa vuol dire ragionare in un altro modo. Chi sta nella CGIL lo vede. Abbiamo i compagni di lotta comunista, si chiamano comunisti, si chiamano lotta comunista, sono dentro la CGIL, pensano che il socialismo arriverà nel 4512 e in attesa di aspettare quello loro lavorano organicamente su politiche moderate. Ecco, tanto prima nel 4500 stiamo anche a sprecare energie in attesa che... Cioè, ecco, se non vogliamo entrare in quella sindrome, dobbiamo capire che i tempi sono stretti.
perché la devastazione culturale avanza. E allora qui credo ci sono due riflessioni conclusive che voglio fare. La prima è che l'esperienza che noi abbiamo visto in questi anni ci ha dimostrato che la pura autosufficienza dei movimenti non c'è. Questa è la differenza che abbiamo con altri compagni con cui lottiamo e scendiamo in piazza. Non c'è la pura autosufficienza, ma non solo non c'è in Italia, non c'è nel mondo. Voglio ricordare che solo qui 12 anni fa, 13 anni fa, il New York Times titolava che l'altra superpotenza mondiale era il movimento per la pace. Non è così. Non è così. L'assenza di una progettualità e di un'alternativa politica ha fatto sì che il movimento finisse, si spargesse. E se vogliamo ragionare ancora più direttamente da noi, guardiamo che noi siamo il paese dove c'è stata Genova, c'è stato il movimento più forte sul piano sindacale, politico, culturale, anche negli anni 2000, e oggi siamo il paese che pratica con meno dissenso le politiche liberiste. Questo vuol dire che ci vuole un progetto e un'organizzazione politica. Io ci sono arrivato con fatica, perché vengo dal sindacato, lo dico... E ci sono arrivato come elaborazione, come ricerca di una cosa che non c'è. Questa è la ragione che mi fa, insieme ad altri compagni, proporre il percorso di Rossa. Cioè dire, se noi non investiamo in questa fase, nella costruzione di un'organizzazione politica, di un fronte, di una casa comune, chiamiamo, che sia in grado di ridare voce, personalità e progetto, alla critica a tutto l'esistente, noi verremo spazzati via. E poi ognuno troverà le strade per salvarsi, queste ci sono sempre. Ma dal punto di vista dell'identità e dell'idea del cambiamento, per una lunga fase verremo spazzati via. Allora le scelte sono rapide. Noi abbiamo deciso, abbiamo costituito questa associazione, non mettiamo in discussione in nessun modo le appartenenze alle organizzazioni, però due considerazioni di fondo le poniamo. La prima, noi vogliamo unire tutte le forze che sono alternative e contro oggi il Partito Democratico. Due, pensiamo però che nessuna delle forze disperse che oggi sono contro qui e là il Partito Democratico da sola ce la possa fare. E nessuna possa essere più, per la storia che adesso non c'è tempo per raccontare, ma che conoscete tutti, la forza attorno a cui si riaggrega. Bisogna costruire un nuovo inizio della sinistra radicale, perché se le cose vanno così male in Italia non è solo colpa del PD, ma anche della sinistra radicale e della sua storia. Anche questa deve ricominciare. Non possiamo essere semplicemente quelli che fischiano i falli agli altri, perché i falli ci sono stati tanti anche in casa nostra. E allora partiamo da qui, partiamo da alcune scelte di fondo, le altre le troveremo, partiamo mettendo insieme le forze che si riconoscono davvero in queste due cose. Davvero. Secondo me se non ci si riconosce vuol dire che in una delle due non si crede. La prima, che bisogna essere contro il PD, la seconda, che per essere contro il PD bisogna costruire una casa comune, un fronte che duri nel tempo e che non può essere affidato solo all'episodio, ai momenti o alla manifestazione, pur importanti. Ci impegneremo il 18 e il 19. Ci impegneremo su questo il 18 e il 19. E anch'io, io l'ho scritto, voglio dire una cosa anche sul 12. La lotta in difesa della Costituzione, anzi contro la controriforma della Costituzione, è fondamentale oggi, è parte. Però anche qui, diciamo con chiarezza, la lotta nella difesa contro la controriforma costituzionale, primo, non è il partito della Costituzione. Il partito della Costituzione è la sinistra del centro-sinistra. Non interessa a noi che vogliamo fare un'altra cosa, e su questo bisogna scegliere. Secondo, la lotta in difesa della Costituzione, se vuole essere vera, deve partire dal fatto che l'attacco alla Costituzione oggi non avviene da Berlusconi, viene da Giorgio Napolitano,
viene dall'Europa, viene da Olli Rehn, che adesso dice dovete rifare il bilancio, viene dal fiscal compact, viene dalle leggi sulla precarietà, viene cioè bipartisan dal centrodestra e dal centrosinistra. Noi dobbiamo dire questo e dobbiamo anche incalzare chi lotta per la Costituzione su questo, perché di iniziative ireniche, come si diceva una volta, in cui alla fine si dice ma è così semplice, basterebbe, no, non basterebbe un bel niente, non basta un bel niente. Questa idea che basta poco e poi cambia, no, non è così, c'è un sistema di potere, ci sono alleanze, c'è il capitale, ci sono la cultura del capitale, c'è l'asservimento, lo sfruttamento delle persone, non basta un bel niente, ci vuole l'idea del cambiamento e bisogna capire che gli altri stanno cercando di costruire una cosa che cancelli alla radice per generazioni e generazioni l'idea del cambiamento. Quindi diamoci da fare, spero che tutti voi siate fondamentali e fondanti nell'operazione che costruiamo in rossa, sono convinto perché poi ce le stiamo facendo assieme, altri arriveranno, dobbiamo essere ambiziosi, anche perché o siamo ambiziosi o ci spazzano via.